Mi sento così stupido a non averci pensato prima. Come ho fatto a non pensarci? Come ho potuto non mettere la mod che aggiunge i Keyblade? Sono proprio uno stronzo. Signor Valentine, sto per venire a salvarla. Non si preoccupi, sto arrivando. Eccoti. Madonna mia. Che dolore questa pistola. Peccato che ha solo 3 colpi. Aspetta, aspetta. Dai. Come hai fatto a mancarla? Maledizione. Come fai a essere ancora vivo? Ecco qua. Ottimo lavoro. Preston, tu che cacchio ti facevi i fatti tuoi mentre questo sparava? Ma pensa a te, Preston. Si fa i fatti suoi, come se avessimo il tempo di farceli. Salve, dovrei passare. Grazie. Oh, delle Nuka-Cola. Sempre bene accette. La forma della bottiglia classica mi piace molto di più di quella di Fallout 4 originale. Pensavate di fottermi, vero? Volevate che io esplodessi? Ma mi dispiace per voi. Non sono così stupido. Un tizio leggendario! Perfetto, arrostito! Madonna, il lanciafiamme certo che di problemi non se ne fa, eh! E neanche loro a spararmi! Madonna mia! E chi è che diceva che il lanciafiamme è inutile? Un po' tutti l'abbiamo pensato che i lanciafiamme sono inutili nei videogiochi. Beh, rifatevi gli occhi, perché tra poco ne rimarrete abbagliati. Dove sei? Madonna mia. Dove? Mamma mia. Che buon odore di arrosto. Metal chest piece. Niente di interessante, ma ti ringrazio. No, mi abbassa le statistiche. Grazie lo stesso. Cavolo, e io che volevo lasciarlo giù anche. Meno male che me lo sono portato. Guarda qua che strage. Ma scusa un attimo, ma si sono trasformati in ghoul tra virgolette perché li ho arrostiti? Eh sì, li ho trasformati tra virgolette tutti quanti in ghoul. Gli ho arrostito completamente la faccia. Ho fatto proprio la scelta giusta a portarlo con me. Non vedo l'ora di poter potenziare ancora un po' la balestra, perché è veramente fighissima. Ehi là, c'è qualcuno? Eccolo. Un altro leggendario. Aspetta. Cosa? L'ho mancatissimo. Fantastico. Aspetta che adesso vi arrostisco tutti quanti, eh. Mi servono rinforzi. No, ti serve una buona crema solare. Dopo tutte queste bruciature. usare lo spav con il lanciafiamme non ha proprio senso, ma è divertentissimo. Che ci fa qui cosa? Il Volt? Vediamo cosa aveva. Una gamba. Però riduce il costo di azione, quindi ci può stare. Se pensate che una porta di un Volt può fermarmi, avete fatto i conti con la persona sbagliata. Nulla può fermarmi. Ho dei problemi alle mani a quanto pare. Che cosa è che dà problemi? Scusa un attimo, giusto per curiosità. C'ho dei guanti, credo che siano dei guanti che danno problemi. Però aspetta. Ah, è il costume di Grogna che fa problemi. Ah, ecco, ora ha senso. Infatti se mi metto i guanti mi toglie il costume. Malone, sono qui per fermarti, brutto marrano. Perché è così rumoroso? Ehi, sei tu? Non sono Smilzo. Mi spiace. Sono qui
per ucciderti. Devo prendere assolutamente, fra i vari perk, ricarica veloce se c'è. Non mi ricordo se su Fallout 4 c'è o no. Controlliamo subito se c'è allora. Eccolo qua. Il combattimento non ammette esitazioni, puoi ricaricare più rapidamente. E l'ultimo, efficacità e rapidità, ottieni 10 punti azione. Niente di eccezionale, ma appena saliamo di livello questo lo prendo. Dobbiamo essere rapidi e letali. Non possiamo perdere tempo ricaricando delle armi esteticamente anche fighe, per carità, però... Perché cazzo qualcuno dovrebbe costruire un vol in una stazione della metropolitana? Questo posto non è certamente a tenuta stagna. Beh, forse dovevano fare qualche esperimento. Progetti di questo tipo erano molto frequenti. Esatto. Si piazzavano un bel po' di operai a lavorare su qualche progetto fondamentalmente inutile. Così c'era lavoro e tutti avevano la loro parte. Ehi, qui c'è qualcosa. Ah, il braccio! Tra poco non ce l'avrei più il braccio, tranquillo. Mamma mia! Che cattivo! Che colpo alla faccia incredibile che gli ho tirato. Malone, sei qui? Malone, so che sei qua, non ti nascondere. Chi va là? Aspetta, non lo beccherò mai. Ti vedo. Cos'è stato quel colpo verde? Chi dei due sta usando... Oh, Piper. Mi sorprendi ogni giorno di più tu. Aspetta. Papà. Dritto in faccia. Fuori. Non vale niente. Sai cos'è il problema di quest'arma? C'hanno un rinculo pazzesco. Non l'ho preso mai. Aspetta che... Tutto qui? No, tranquillo. Ancora, forza! Hai appena perso un braccio. E hai ancora da ridire. Fateci del male. Ok, non male. Controlliamo che non ce ne siano altri. No, no, ce n'è ancora uno e io per fare il cazzone stavo per morire. Per fare lo splendido ed ucciderlo a pistolettate in faccia stavo per creparci. Queste sparizioni non mi fregano. Ah sì? Non ti fregano? Piper! Eccoti. Non fare l'eroina. Letteralmente. Stai cercando... Sparagli? Ci hai messo un pochino per caricare. Piper, tutto bene? Scusami, ma non ti curo perché ho pochi steampack. E a questo punto, meglio usare qualche arma melee. Uso un po' la cabalistica e vedo se effettivamente ciuccia un po' di vita. Come va là dentro, Valentine? Hai fame? Ah, continua a mi parlare, ricordo... bestione. Così palesemente questa parte. Per pensare a come farti fuori. Non dire cazzate, Valentine. Non sai nulla. Non hai nulla. Mi conviene ucciderlo? L'ho forse visto no. Mentre scriveva il tuo nome sul suo libro nero. Maledetto imbroglione. Mi pare abbia detto così. Poi ha segnato il nome tre volte. Tre volte? Sul libro nero? Ma io non... Oh no. Devo chiarire la cosa. Dino. Dino, Dino, Dino. Ah, ci ha scoperto. Dovevo sparargli subito. Dovevo sparargli quando avevo l'occasione per farlo. Aspetta che adesso arrivo. Fermalo, Dogmeat. Dogmeat, non ti mettere in mezzo, che sennò ti colpisco. Bravo cagnolone. Abbiamo tre minuti prima che si accorgano che testa vuota non tornerà. Apri la porta. Arrivo, scusami Valentine. Ecco qui la password. Ed eccoci qua, signor Valentine. Buongiorno. Apprezzo l'ironia di questo scenario, cavaliere donzella in vertigine. La domanda è: perché la nostra eroina rischierebbe la vita per un investigatore? Perché lei è un investigatore. Ho bisogno di lei, signor Valentine. Cerco un assassino. Il bastardo che ha sparato a mio marito. Che ha preso mio figlio. Non so chi sia, né dove sia andato. Quindi ti serve un angelo della vendetta, eh? Esattamente. Beh, di solito non accetto soldi sporchi di sangue. Ma potrei fare un'eccezione.
I miei soldi sono sempre benvenuti. Sembra che la figlia scomparsa che stavo cercando non fosse stata rapita. È la nuova amante di Malone lo smilzo. Ah, e chi l'avrebbe mai detto? Comunque, se hai un problema, sarò lieto di aiutarti. Ma non ora. Andiamocene da qui. Poi parleremo. Certo, signor Valentine. Prima però... Bene. Questa è mia ora. Tutti i commercianti hanno 100 tappi in più. Benissimo. La gang di Malone era piccolina, scacciata dal vecchio quartiere da gruppi più potenti, finché non hanno trovato questo posto. Non so cosa sia successo ai vecchi proprietari. Secondo me qualcosa di brutto. Sono qui a riscuotere l'affitto. Un vault vuoto. Il nascondiglio perfetto. Chi è che verrebbe mai a rompere le balle in un vault? Fateli fuori! Hai proprio ragione, fateli fuori, ma voi... Cazzo, la spalla! Ci tengono per le palle! Fosse solo per le palle. Sai che se avessi saputo che voi avevate tutte queste 44 magnum, col cavolo che sarei andato a comprarla una. Questa porta è andata. Vediamo se riesco ad aprirla. Ok, lascio fare a lei allora. Ci sono quasi. Ecco fatto. È decisamente più facile quando la serratura non è dall'altro lato. Giustamente. Perché complicarsi la vita, no? Merda, porca troia. Dove cazzo veniva? È esploso. Oh, una rivista, aspetta. Hai trovato, ottieni 5 punti azione. Grazie. Devi svegliartela. Eh? Aspetta. Braccio. Fatto bene. Mamma mia. Dogmeat, non mi lanciare via la roba. Tu e Valentine siete belli. Un altro leggendario, eh? Aspetta che adesso vengo da quella parte. Aspetta che adesso arrivo appena forzo questa serratura. Sì. Ed è la strada sbagliata. Però c'era uno steampack, quindi non è andata così male. Sapete che... Anche tu, lo sapevi? Aspetta che... Vengo lì ora. Colpiscilo di nuovo e spaccagli la faccia. Esattamente, proprio quello che volevo. Che cosa abbiamo qui? Dov'è? Scusami, dov'è l'oggetto leggendario? Qual è il mio oggetto leggendario, scusami? Ma era leggendario. Dov'è la mia arma? O il mio vestito, qualunque cosa fosse. Altre scale? Chi ha costruito questo dannato vault? Istruttore di... Aspetta che ci crepo. Ne faremo il doppio. Vieni qua. Che ti spacco il braccio. Ah, mi ricordo qual è questo posto. Questo mi sa che è il vault dove avevano messo un sacco di alcolici e la gente doveva cercare di non bere. Ironico, ma non lasciarti ingannare. È pericoloso. Giustamente. Un'altra porta chiusa. Non sarà difficile. Dai, forza, mi fido di te. Ok, ci sono. Ma sento passi pesanti dall'altra parte. Aver attraversato la porta, preparati a tutto. Ok. Ma cosa combini? Vieni in casa mia, spari ai miei ragazzi. Hai idea di quanti problemi mi causerà tutto questo? Non sarei qui se non fosse per la tua dama traditrice, Smilzo. Dille di scrivere a casa più spesso. Oh, povero Valentine. Quanto sei simpatica, ragazzina. Sei stato steso da una ragazza. Dovrei tornare a casa da paparino? Non dovevi intrometterti, Nikki. Non dovevi. Questo non è il vecchio quartiere. In questo vault sono il re assoluto. Hai voglia? Non lascerò che un investigatore privato ci metta i bastoni tra le ruote ora che le cose funzionano. È certo, come no. Dovevamo ucciderlo. Ma tu volevi fare il sentimentale. Tutte quelle cazzate sui vecchi. Darla, tempi. Sai vero che ti sparerò, vero? Malone lo smilzo ha sempre tutto sotto controllo. Ah, certo. E allora che ci fa questa qui, eh? Valentine deve averla portata per ucciderci tutti. È così. Darla, forza, vattene a casa. Darla, ascoltami. C'è qualcuno che ti aspetta a casa. Non buttare via la tua vita con questa gentaglia. Io? Hai ragione. Che sto facendo? Ho incasinato tutto. Darla, trovati un ragazzo migliore, forza. Dove stai andando? A casa, smilzo. Dove dovevo restare? È finita tra noi. Oh, forza, merda, ragazzina, Nicky. Vattene. Mi sei costato i miei uomini. E ora mi portate via anche la ragazza. Ti abbiamo appena fatto un favore, Smilzo.
Hai sempre un pessimo gusto il fatto di donne. Oh, Gesù. Ora che non è più lì a istigarti, che ne dici di ripensarci e lasciarci andare? Mi devi ancora 2 settimane in quel buco. Brutto sbruffone bastardo. D'accordo. Conterò fino a 10. Dopodiché, se vedrò il vostro muso, vi ammazzerò entrambi. Ok, in fretta. Sai, è vero che ti potrei ammazzare io in meno di 10 secondi, vero? Piper, che è successo ai tuoi capelli? Perché sono bianchi con questa luce? Oh, però biondo platino staresti da Dio. Bingo. Altro fumetto. I colpi critici con mani nude a mischia infliggono permanente il 5% di danno. Ottimo. Ah, ma guarda, c'è una strada dipinta di rosso qui. Chissà, forse ci porterà da qualche parte un giorno. Bel commento, Preston. Preston, tra l'altro, ti devo dare una cosa. Eccoti a te, un bello scudo. Vediamo se ti sta. Sì, al posto del fucile. E sinceramente non ti sta neanche male, Preston. Ma tu... Ah, ecco dove aveva presa la mia arma. Field String. The fuck? Ed è un repeater. Ok. Grazie, Piper, di avermi rubato l'arma. Signor Valentine, tutto bene? Non pensavo che una cosa così cupa potesse sembrarmi così attraente. Grazie per avermi... Proprio una bella giornata, parentesi. Come facevi a sapere dov'ero? Mi ha mandato la tua assistente. Ho i miei metodi. Davvero? Beh, lieto che includano l'uccisione di Gangsta. Volevo certo morire lì. Ora, mi stavi parlando di una persona scomparsa, senza indizi su dove sia. Esattamente. Voglio parlarti nel mio ufficio a Diamond City. Mi darai tutti i dettagli. Direi proprio che meriti di sederti e di sfogarti un po'. Ci vediamo lì allora. Ci vediamo lì. Ci vediamo a Diamond City. Grazie, Nick. Ci vediamo più tardi. E finalmente sono salito di livello. È vero, sì, che avevo detto che puntavo molto sulle armi melee. Però non ce la faccio. Sapete che io sono uno che racchiude tutto nelle mie build. Oh, sono eclettico fino alla fine. Non posso essere puritano di una cosa sola. Anche in Dragon Age, per dire, nasco come mago ma finisco come mago guerriero che usa uno spadone. Ma che cazzo, non so mai decidermi. Quindi tiè, ricarica più veloce. E vorrei provare anche la nuova pistola che Piper mi aveva rubato. Direi che è il momento di tornare a casa e lasciare giù tutta la roba inutile. Buttiamo tutto qua dentro. E ora li smaltiamo. Ho appena scoperto che posso upgradare anche la spada degli Atom Guard. Mi serve solo un altro tomo e dell'altra polvere di vampiro. Più i tappi, che sono tanti, però va bene. E mi dà un'arma comunque non male. 91 di danno. Vediamo l'ascia di Grognak se posso fare qualcosa. No, però posso renderla leggendaria. Vediamo la spada dei vampiri invece. Ci servono dei Blood Pack e altri 2000 tappi. La Master Sword invece... Ah, ecco dov'era il trucco. C'era il barbatrucco. Può essere potenziata. E allora potenziamola finché possiamo per ora. Ci serve Fabbro di livello 3. E il Cabalistic, sono un filo deluso da questa qui che ci ricarica la vita. Secondo me c'è un barbatrucco che non ho compreso. Allora in questo caso la rendo un'arma stealth. Vediamo come si comporta. In versione stealth è stranissima quest'arma, ma mantiene sempre il suo fascino. Tra l'altro, la scorsa puntata mi sono anche dimenticato di fare un'altra cosa. Anzi no, me ne sono dimenticato 2 di cose da fare. Con la fibra ottica che abbiamo duplicato la scorsa volta, 1 per me e 1 per te, Dogmeat. E visto che già ti regalo una cosa, Dogmeat, permettimi di fartene un altro di regalo. Ecco qua, Dogmeat. Mettiamo giù i Bubblehead. Mettiamo giù gli altri fumetti. Guarda che bella la mia collezione che sta aumentando. Tu che diavolo ci fai nel mio letto? Fuori da qui. Guarda, ti regalo anche questa roba. Basta che ti levi dal mio letto. Ecco qua, ora fuori da casa mia. Sti maledetti. Ah, Mr. Pebbles, che cosa faresti tu? Lo so, li lasceresti tutti morire. Mettiamo giù le nostre nuove armi, perché per quanto mi piaccia il Keyblade, diciamo che il Fenrir ha quel qualcosa di più che mi piace molto. Mettiamo qui la Master Sword
mettiamo qui il Bazax. E infine qui mettiamo il bastoncino. Qui sul piedistallo mettiamo il Vindicator. E su quest'altro mettiamo lo Shrike. Ecco qua. Va che bella la mia collezione di armi. Ecco a te Dogmeat, mettiti questo. Ed ecco a me invece questo. Beh, che dire. Diciamo che io e te abbiamo un certo stile, Dogmeat. Porca troia se ti sta bene. Ma non è ancora finita. Ho un'altra cosa per te. Ecco qua Dogmeat, mettiti anche questo. Beh, wow. Porca miseria Dogmeat, in versione husky avevo dei dubbi, è vero, ma con questo giubbotto da cane militare non scappare. Occhi aperti, qui. Vieni qui. Maledetto, vieni qui che ti sto guardando. Con questo giubbotto militare fai la tua porchissima figura. Giuro che sto cercando di fare casa più diversa possibile dallo scorso gameplay. E sto cercando di rendere il mio personaggio più unico possibile. Beh, direi che su questo siamo a buon punto.